C'è voglia d'impresa per lasciarsi alle spalle la pandemia. È quanto emerge dal rapporto Trendmark presentato oggi in Regione e realizzato da Banca Intesa San Paolo, CNA Marche e Confartigianato Marche, con la collaborazione dell'Università Politecnica delle Marche e dell'Università Carlo Bo di Urbino. Economia marchigiana in ripresa, ma con strascichi lasciati dalla pandemia e preoccupazioni per il caro energia. È una fase molto complicata quella che stiamo vivendo, condizionata dalla pandemia e dai risvolti che la pandemia ha portato, i rincari energetici, i costi delle materie prime che potrebbero portare un effetto di inflazione. Quindi va ristudiato il momento, il governo centrale deve concentrarsi nel dare risposte a calmierare i costi e gli aumenti energetici e quindi sulle materie prime e bisogna mettere in campo una strategia che faccia tornare ad essere competitivo un sistema insieme, quindi nel suo insieme, e quindi l'importanza che noi stiamo promuovendo è quella di cercare di sostenere le imprese nelle varie fasi, dalla digitalizzazione risultata fondamentale in questa fase pandemica, alla innovazione che è assolutamente importante per restare competitivi, e poi l'internazionalizzazione, il credito, la liquidità, la capitalizzazione delle imprese, la capacità di saper fare sistema, di aggregare le piccole e medie imprese nelle sfide che reciprocamente devono affrontare anche in maniera congiunta. Tutta una serie di elementi fondamentali, fattori indispensabili per poter tornare ad essere competitivi come sistema e come territorio. Il sistema Marche vince insieme e quindi per farlo vincere insieme dobbiamo lavorare in questa direzione. Anche grazie al supporto delle associazioni di categoria, dei corpi intermedi, delle università e di tutti coloro che dal livello istituzionale e a livello territoriale possono dare un contributo indispensabile.